Finiscono in un mondo fantasy, vengono scambiati per eroi e dovranno sconfiggere il
malvagio signore che li ucciderà all'inizio del gioco e reincarnandosi in eroi dovranno sconfiggerlo, diciamo. Allora, Super Awesome Brigade è un gioco di avventura in 2D a scorrimento orizzontale. La sua caratteristica principale è che il protagonista del gioco è una brigata, in realtà quella del titolo, composta da personaggi, ognuno con le sue abilità, armi specifiche o magie, incantesimi. Non saranno le classi standard degli RPG, però sarà a te bilanciare il party, cioè la tua brigata di personaggi, in maniera da poter affrontare al meglio i vari livelli o i boss di fine livello. I personaggi vengono tutti dalle pagine della storia, della letteratura o della mitologia europea, così che puoi trovarti nella stessa brigata che combattono fianco a fianco Dracula e Giovanna d'Arco, Ercole, Shakespeare, Dante, Elisabetta I, c'è pure Garibaldi. L'idea è che il giocatore possa creare e customizzare un suo dream team di personaggi che poi prendono ammazzate altre figure mitologiche, dall'Idra al Kraken, passando anche per Moby Dick. E il tutto in chiave comica, chiaramente, per ridere un po' su personaggi e storie che ci hanno ammorbato durante i nostri anni di scuola. Ciao, sono Pietro, il nostro studio si chiama Santa Ragione e il gioco che presentiamo oggi è Fotonica. E Fotonica è un gioco di corsa in prima persona psichedelico, è un gioco molto semplice, ha un tasto solo, si preme il tasto per correre, si rilascia per saltare, si preme ancora per atterrare ed è un gioco arcade in cui si cerca di fare il punteggio più alto cercando di capire qual è la strada migliore all'interno del livello. Allora, noi siamo Bezid e il gioco si chiama Sleep Attack. È un tower defense, ma non come i soliti tower defense, è molto innovativo, c'è la possibilità appunto di poter girare, interagire proprio con i vari mondi. Infatti si noterà subito perché i soliti tower defense comunque sono molto giochi sullo strategico, che devi star fermo, aspettare una specie di partita di scacchi. In questo caso invece si vede già innovazione proprio sia dalla grafica, anche dal nostro personaggio principale Leopardo, e sia anche appunto da questi movimenti che si possono fare con il gioco. Caricatelo! Ciao, Crur Studio, sono Stefano e questo è il gioco Tonzilla. Un gioco dove canti, intoni o fai rumore e distruggi tutto. Lavora bene in realtà virtuale, come potete vedere, perché tutti in persone in un gigante in una città fumetto, e con la voce puoi generare diversi raggi plastici che a seconda poi dell'intonazione, del tipo di suono o della vocalità che tu hai puoi distruggere più o meno. Dai, facci, intonaci una canzone. Posso cantare. Noi siamo Lolly Crew e il nostro gioco che abbiamo portato questi giorni alla Games Week è Morirai, e abbiamo scelto questo nome perché il gioco è un Infinite Runner e volevamo che chiunque ci giochi sappia che alla fine si schianterà. Il gioco parte da un concetto molto semplice, cioè che ogni volta che cambi colore hai la possibilità di attraversare gli ostacoli del tuo stesso colore, quindi puoi cambiare tra quattro colori, ma il vero problema e la vera difficoltà del gioco sta nel fatto che arrivano sia ostacoli orizzontali che ostacoli verticali, quindi quando arriva un muro devi essere dello stesso colore per riuscire a passarci attraverso, quando invece arriva una piattaforma, se sei dello stesso colore ci cadi dentro e quindi devi continuamente cercare di mantenere un colore che sia uguale ai muri che arrivano ma diverso dalle piattaforme. Noi siamo Indomitus Games e il gioco che presentiamo è Invermis Virtus. Il gioco attualmente è già disponibile su Steam in versione accesso anticipato e il gioco è un gioco fantasy in cui si impersona un mago e si lanciano magie usando davvero la propria voce, quindi si gioca indossando un microfono. È un gioco in prima persona e si viaggia all'interno di un antico tempio e esplorandolo si imparano diversi tipi di magie che servono per risolvere sia enigmi sia per sconfiggere i mostri che si incontrano. Sono Alessandro Mazzega di Forge Reply, siamo qui alla Games Week di Milano, sezione indie, per due progetti. Uno è la versione per PC di Jodie Wilson Wolf, già uscito su piattaforme mobile, quindi sia tablet che smartphone. È la prima volta che facciamo vedere la versione PC perché uscirà su Steam a breve. E l'altro prodotto con cui abbiamo una postazione demo, questa volta con Sony, si chiama In Space We Brawl, è uscito da pochissimo, settimana scorsa, su PlayStation 4 e PlayStation 3. Si tratta di un gioco multiplayer in locale, molto arcade, molto divertente da giocare con gli amici, seduti tutti sullo stesso divano. La particolarità è di avere 11 astronavi e 11 armi, quindi si costruisce il proprio mezzo e si combatte con gli amici. Ciao a tutti.
tutti, sono Mauro Farelli, cofondatore di Mixed Bag. Siamo una micro software house di Torino, siamo in due, quindi molto micro. Presentiamo qui a Gamescom, buonanotte, qui a Games Week, mi confondo. Qui a Games Week due titoli, Futurity UEP Deluxe per PlayStation 4 e PlayStation Vita, che è già uscito il 1 ottobre su PSN, e il nostro progetto più grosso che è Forma 8. Presentiamo qua in anteprima giocabile per PlayStation 4, l'abbiamo già fatto vedere giocabile su PC, su iOS, ma qua è la prima volta dove il gioco si può provare su PlayStation 4 in area IGDS o nello standard PlayStation. Futuridium è uno sparatutto psichedelico assurdo ispirato ai giochi anni 80, con un look molto particolare, musica martellante, una meccanica di gioco semplice da imparare ma difficilissima da eseguire al meglio, il gioco è difficilissimo, ve lo dico. Forma 8 invece è un genere completamente diverso, è un Metroidvania, un action adventure 2D, dove sei una piccola sonda chiamata appunto Forma 8 che si schianta su un pianeta alieno insieme ad altre sonde simili, si risveglia a un certo punto, il giocatore la risveglia a un certo punto e non sa cosa sta succedendo. Il gioco è tutto basato sull'esplorazione, sul combattimento, sul puzzle solving, l'unica grossa mappa, l'unico grosso mondo da esplorare e power up da trovare che permettono di arrivare sempre più avanti e scoprire che cosa si cela nel gioco e scoprire la trama, e l'interpretazione è libera al giocatore, insomma.